eccoti! Ok. Che ore sono lì? Sono le 8 meno 20. Di cosa? Della sera. Di sera. Ok. E cosa... parlaci di quello che state facendo, di com'è la situazione lì. Anche perché sai che stiamo vendendo all'asta un piccolo toy per poter, insomma, i proventi poi devolverli al CHAI. Vi posso raccontare, intanto grazie per questa iniziativa che ci farà sicuramente piacere, ci permetterà di andare ancora più avanti con le nostre attività. Qui, come forse sapete, so che avete parlato con una nostra collega stamattina, sì, con che Donatella. Vi ha raccontato un po' del CHAI, giusto? Ecco. E magari poi vi farò parlare con Maddalena, che segue un po', è la responsabile paese, che vi può raccontare un po' tutte le attività del CHAI in India. Io vi posso dire più o meno a grandissime linee quello di cui ci occupiamo, che è principalmente sempre legato all'ambito della protezione dei bambini. Stiamo seguendo in particolare vari progetti nella regione nello stato del Tamil Nadu, e con vari partner di vario genere, e recentemente abbiamo fatto partire un progetto alle isole Andamane, sempre nell'ambito di interventi di ricostruzione dopo lo tsunami. Abbiamo proseguito alcune attività che erano state cominciate da una piccola ONG locale, e poi altre attività sparse nel resto del paese, nel Gujarat, nello stato del Gujarat, a Bangalore, nel Karnataka, e altre piccole cose, sempre più o meno sempre incentrate intorno alla protezione dei bambini, problematica presa da vari livelli e vari aspetti. Ma com'è la situazione? A che punto siamo? Aspetta che qua, ecco, io sono quella meno esperta con Skype, sto facendo un po' di disastri. Che allarme c'è ancora? Rispetto alla situazione dei bambini o in generale in India? Rispetto alla situazione dei bambini. Rispetto ai bambini, diciamo, purtroppo in tutta la regione, non solo in India, insomma, la situazione è abbastanza grave rispetto a molti indicatori come il tasso di mortalità. Una situazione per esempio particolarmente grave in questa zona dove siamo noi, che sta lentamente migliorando, è il problema della mortalità infantile delle bambine, cioè il fatto che molto spesso le bambine neonate vengono uccise, insomma, subito dopo il parto, per una serie abbastanza complessa di meccanismi di sociali che sostanzialmente sfavoriscono molto le bambine dagli istanti immediatamente successivi alla nascita fino poi in buona parte per tutta la vita, insomma. E altri problemi molto grossi sono quelli legati alla scolarizzazione, e in tutta l'India c'è un tasso di alfabetizzazione abbastanza misero, e altri problemi molto grossi in generale, anche dove c'è una frequenza scolastica abbastanza elevata, poi la qualità dell'insegnamento è sempre piuttosto scadente. Quindi i problemi sono molto vari, a vari livelli, appunto, alcuni problemi molti che riguardano proprio i diritti fondamentali del bambino, la sua integrità fisica e l'accesso ai servizi di base, come possono essere dall'acqua all'educazione, alla casa, a una famiglia, per arrivare poi a diritti più di alto livello, come vogliamo chiamarli, insomma, riguardo per esempio all'accesso all'educazione secondaria e via dicendo. C'è molto da fare, ovviamente il CHAI cerca di dare il suo piccolo contributo insieme alle molte organizzazioni che ci sono già in India, che fanno un ottimo lavoro, con risultati incoraggianti, ma che comunque lasciano ancora molto lavoro da fare davanti. Paolo, ma i soldi che riusciremo a raccogliere da questo gioco, dove andranno investiti? Cosa ne farete? I soldi in particolare arriveranno su un progetto che riguarda la creazione di un community college, di cui, se volete sapere più in dettaglio, può parlare Maddalena, che vi passo subito.
Questo progetto si svolge nella parte sud dell'India, in questo stato che si chiama Tamil Nadu, in un'area dove c'è un grosso problema di lavoro infantile, perché praticamente in questo distretto ci sono moltissime industrie che producono fiammiferi e in questo tipo di produzione vengono molto utilizzati bambini, donne, ma anche bambini. E ovviamente questo comporta delle gravi conseguenze sulla crescita di questi bambini, perché il lavoro è molto duro, lavorano un numero di ore molto elevate, fino a 10 al giorno, e ovviamente non vanno a scuola e quindi vengono privati del loro diritto fondamentale all'educazione. E per cui questo problema, diciamo, del lavoro minorile in questa zona in realtà è stato già identificato da più di una decina d'anni dal governo indiano, e quindi ci sono state alcune ONG locali come l'Indian Council for Child Welfare, che è il nostro partner, una grossa ONG, sono molto bravi, che hanno cominciato a intervenire nella zona e hanno cominciato a lavorare principalmente con le donne della comunità per renderle sensibili al problema e per spiegargli l'importanza dell'educazione per i loro figli e dei pericoli e delle conseguenze dell'impiegare bambini piccoli nel lavoro.